che una fermata di autobus, sembra essere una casella del Monopoli con una punizione. Anzi, più che una punizione, un vero castigo. Stare con i piedi a mollo aspettando il bus, essere completamente spruzzati d'acqua dalle auto di passaggio se va bene e se va male rischiare di essere travolti dalle stesse in transito, oltre alla lavanderia da pagare, naturalmente. Siamo al confine tra Fano e Marotta di Mondolfo, sulla statale 16, e quello che dovrebbe essere un servizio pubblico in realtà è un incubo che va avanti da anni. Telefonate su telefonate senza che nessuno faccia qualcosa, in un rimpallo continuo di responsabilità e competenze. Durante il periodo invernale e le frequenti piogge si forma una pozza d'acqua di diversi centimetri di profondità, della larghezza di oltre 50 centimetri e della lunghezza di oltre 16 metri, proprio in corrispondenza di un passaggio pedonale. Adesso stiamo attraversando la strada, grazie, e vedete, in questo momento io arrivo al limite della nazionale, qui c'è la striscia bianca della mezzeria, praticamente sono con le scarpe nell'acqua. Se dovessi andare all'asciutto dovrei fare così. E questa è la zona dove gli studenti dovrebbero aspettare il bus. Io sono praticamente in mezzo al fango. Per trovare una zona asciutta devo fare 5 metri in quella direzione. Ora, già il fatto di dover stare rasente alla carreggiata di una strada nazionale senza alcuna protezione né sulla testa, basterebbe una semplice pensilina come altre sulla stessa tratta, e nemmeno sotto i piedi, dove basterebbe un semplice massetto in calcestruzzo, il tutto poi, per gli sventurati utilizzatori dei mezzi pubblici, diventa ancora più pericoloso quando passano i mezzi pesanti, camion e autobus, i quali per le loro necessità occupano molto dello spazio della carreggiata. Proviamo solo a immaginare a che cosa vanno incontro ogni santa mattina la ventina di studenti che alle 7:15 di ogni giorno si accalcano costipati tra la rete e l'asfalto in 50 centimetri di fango ed acqua per recarsi a scuola a Fano. Insomma, voi che abitate qui avete segnalato da tempo questo problema. Prima eravamo sotto Fano, adesso noi siamo sotto Mondolfo, siamo la prima strada sotto Mondolfo. Però qui è un'indecenza, a parte che le macchine passano sempre fortissimo. I ragazzi anche quando piove non hanno una paratia, non hanno niente, anche pericoloso, uno va appena fuori strada, cioè li prende sotto tutti, ma sono anni che sono così, mio figlio fa la quarta superiore già. Non c'è stata mai una pensilina, niente? Qua non c'è mai stato niente, c'è una un po' più là, vicino all'Hotel Garden, quella con la pensilina un po' più rientrata, meno male, però un po' più là anche, vicino alla Conad, anche però quella qui là, sempre così. Qui è sempre stato così. Fa gioco, fa vedere che... Chi è che deve intervenire quindi a sanare una situazione a dir poco vergognosa come questa? ANAS? Comune di Mondolfo? Provincia? AMI? Chi che sia, si muova ed in fretta, onde evitare che questa fermata d'autobus assomigli sempre più ad una sperduta nell'interno del Bangladesh, più che una della provincia di Pesaro Urbino.